Adesso lascio la parola al rullo compressore. Si dice che abbia dato volantini anche a cittadini residenti nei paesi limitrofi. E la risposta è stata, non si può mai sapere, Daniele Rio. Grazie di essere qua. Ringrazio Francesco di aver permesso di far parte della sua squadra e sono molto onorato e molto fiero di questo. Tre anni fa, quando mi affacciavo da questi balconi, avevo paura, molta paura. Paura di sbagliare nel mio ruolo di consigliere, paura di deludere i miei elettori, ai cittadini. Però adesso, dopo l'esperienza che ho fatto, diciamo che mi sento pronto. Mi sento pronto per affrontare l'incarico che mi è stato dato. Ringrazio la mia squadra, i miei amici, ringrazio i miei figli per il sostegno che mi sono dato. Io sono Daniele Rio, sono un imprenditore edile, sono anche un impiegato comunque. Ho fatto sempre turismo, mi sono occupato sempre del turismo e noi accogliamo anche 60.000 presenze l'anno. E per me il turismo è tutto perché porta tanto lavoro, diciamo che è una cosa, per me siamo noi la piccola Cefalù, perché non abbiamo niente diverso di Cefalù, abbiamo una costa meravigliosa, abbiamo il mare, abbiamo i valori e i nostri valori sono qua, in questa terra. Ogni tanto sento qualcuno se ne va in Inghilterra e guadagna 1.300 pound, che poi deve pagare 600 pound di affitto, 300 di utenze e la rimanenza forse nemmeno gli basta per vivere, mentre avendo qua veramente i nostri valori, la nostra terra, c'è ben il buono che mi prende sempre in giro, va bene, però lo accetto. E quindi diciamo che io ho fatto di nuovo la mia ricandidatura grazie a Francesco, perché è lui il candidato sindaco, che per me Francesco è veramente una persona molto competente, ma non lo dico io, è il suo lavoro, è quello che fa, e diciamo che è molto bravo a fare il sindaco. E quindi se ci ritrovo è perfetto. Tengo tanto io a questa candidatura, tengo tanto a Trappia e tengo tanto a tutti i cittadini. Il mio ruolo io lo svolgerò con massima legalità e trasparenza, di questo ne sono certo e sicuro, perché molti di voi mi conoscono e sanno chi sono. Il futuro di questo paese è nelle nostre mani, quindi io vi prego ovvero una volta, due volte, tre volte, vi pregherò sempre fino al giorno 28 e 29, sostenete Francesco Bondini, sostenete anche me. Grazie, ringrazio Manuele, comunque che sempre graziosi nei miei confronti, però vi voglio dire una cosa, è veramente un amico, a tal punto che mi ha fatto fare il mio ufficio nella sua ferramenta a San Nicola, quindi se qualcuno vuole venire a trovarmi io mi trovo tutti i giorni là. Grazie, grazie.